Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la sacrestia del santuario di Santa Maria delle Grazie. Ecco, quante volte ci siamo ritrovati a ammirare quasi, estasiati, una foto di Padre Pio, e si capisce proprio dalla foto che è stata scattata in un orario serale, c'è una luce e lui è proprio qui dinanzi con una sedia e in preghiera con un frate accanto o a volte anche da solo. Ce lo racconta Padre Eusebio Notte nel suo libro Padre Pio e Padre Eusebio, briciole di storia. Cosa ci racconta Padre Eusebio? Ecco, ci racconta che in determinati periodi della vita di Padre Pio, soprattutto gli ultimi, quando diventavano ancora forti le sofferenze che aveva, situazioni particolari che lo facevano soffrire, scrive Padre Eusebio, Padre Pio si sfogava con la Madonna attraverso la sua catena di rosari e con tante preghiere. Il suo luogo preferito era vicino a Gesù sacramentato. La sua preghiera preferita, al centro dei suoi pensieri, il cuore della sua vita, scrive Padre Eusebio, era proprio Gesù sacramentato. Più di una volta Padre Pio chiamò Padre Eusebio nel cuore della notte. Per cosa? Ce lo scrive proprio lui. Beh, figlio mio, andiamo a dire la messa, proprio nel cuore della notte. E scrive Padre Eusebio, serio lo faceva. Una delle prime volte che lo chiamava per questo motivo, Padre Eusebio era piuttosto impaurito e rispose a Padre Pio: ma padre spirituale, la messa a luna di notte non la possiamo dire, ci prendono per matti. E vado ancora sul virgolettato e la risposta di Padre Pio: ma che matti e matti, io non ce la faccio più ad aspettare, per piacere accompagnami giù almeno in sacrestia e io sto vicino a Gesù sacramentato e tu te ne torni a letto. E dice Padre Eusebio, scrive Padre Eusebio, che il suo posto privilegiato, ecco, era questo. Infatti Padre Eusebio scrive: non insistevo neppure perché rimanesse in cella e lo accontentavo. Quando eravamo in sacrestia si poggiava proprio al posto dove si vestiva per la messa, quindi proprio qui dinanzi alla Madonnina, si tuffava nella adorazione eucaristica, contento e soddisfatto. Beh, disse a Padre Eusebio ogni volta, ora te ne puoi andare a letto. Ed io me ne tornavo a letto, scrive Padre Eusebio. Gli teneva compagnia Gesù sacramentato, quindi quante sere, quante notti Padre Pio le ha trascorse proprio qui, scrive Padre Eusebio. Il rosso dell'amore, il rosso del sangue delle piaghe. Lui era immerso nella preghiera. E qui lo stesso Padre Pio ci fa ricordare quello che lui diceva ad una sua figlia spirituale quando doveva partire per un lungo viaggio da qui, da San Giovanni Rotondo, e quindi per molti giorni non poteva vedere Padre Pio, e gli chiese: ma padre, come possiamo fare adesso? Come posso fare io ora che non è qui con me, quindi devo andare via? Tu mi trovi sempre al solito posto, ai piedi di Gesù sacramentato.